tu come ti svegli? Desiderosa e felice? Con il tuo cane? Spaventi pure te stesso? O non riesci ad aprire occhio fino a pranzo? Guarda le diverse routine mattutine di ragazzi e ragazze nel nostro nuovo video! La mattinata di questa coppia di innamorati sembra più un campo di battaglia. Prima di tutto devi vincere l'infinita lotta della coperta, che non ha mai fine. Poi devi riconquistare il tuo territorio. Sembra che qualcuno qui stia perdendo. Ouch! Mi si è addormentato il braccio. Ho solo bisogno di muoverlo un po'. Oh no, questo è anche peggio. Le ragazze si svegliano sempre prima per prepararsi. Il bagno è ancora occupato. E non provare nemmeno a entrare. Le ragazze hanno un sacco di cose da fare la mattina. Ecco, prendi il rasoio, raditi in cucina. Se avete i capelli lunghi, mai addormentarsi con un elastico per capelli. Ed ecco il perché. È davvero difficile da togliere al mattino. Dai, levati per favore! Ti sei incastrato o cosa? Questo elastico è così fastidioso! Ma non farti mai vedere così dal tuo ragazzo! Oddio, un mostro! Oh no, tesoro, sono io, la tua bellezza mattutina! Mi dispiace tanto, ti sei fatto male per colpa mia! Va bene così, la cosa più importante è che ci amiamo e prendiamo cura l'uno dell'altra. I baci mattutini sono meglio di qualsiasi sveglia. Che schifo, è il mio cane, fuori di qui! Peccato che stessi facendo un sogno così bello! Perché devo svegliarmi così presto? Quando sei proprietario di un cane, devi anche occuparti della sua igiene, non solo della tua. Ti sei lavato i denti? Ora lava i denti del tuo cucciolotto. Basta che non usiate lo stesso spazzolino. I proprietari di cani cucinano sempre la colazione per due. Questo è per me e questo è per il mio cane. L'importante è non confondere i due piatti. Il cane mangia volentieri i cornflakes del suo padrone. Grazie, ma dov'è il latte? Il cibo per cani non è per niente buono. Bisogna fare più attenzione la mattina. Al posto di prendere un caffè, i proprietari di cani fanno una passeggiata all'aperto per avere una sferzata di energia. Tante sfide! Questo allenamento è ottimo per la coordinazione occhio-mano. Ma iniziare la giornata con il proprio cane è una bella routine. Ecco come si sveglia un uccello mattiniero. Ogni mattina è divertente. Yay! È un giorno nuovo di zecca. Sono così felice. E così si svegliano i nottamboli. Oh no, questa luce è troppo forte. Qualcuno spenga il sole, per favore. E lasciatemi dormire. Sono allergica alle mattine. Forza! Vogliamo incontrare il sole. Più luce brillante in casa. Solo una doccia può aiutare un nottambulo a svegliarsi. Stiamo parlando di una doccia di caffè 100% arabica. Il caffè ha un profumo così buono. Oh, è fantastico! Il corpo è sveglio, ma il cervello è ancora addormentato. Fare delle labbra perfette la mattina è una sfida. Sembro il Joker! Credo che nemmeno lui abbia dormito abbastanza. Ups, ho sbavato il rossetto!
Tutti i miei vestiti sono stirati e non sono ancora le 7 del mattino. È così bello essere mattinieri. Se non sei completamente sveglia, allora stirare i vestiti è una pessima idea. Sto sognando qualcosa che brucia. Ops, il nottambulo ha rovinato un'altra maglia. Che bel sogno. Sveglia, smettila di suonare. Fai un pisolino con me. Oh, sto sognando una bellissima cascata. È così bagnata. Oh, credo che non sia una cascata. Non avrei dovuto dormire così a lungo. Pare che le ragazze dormano come principesse, non russano, non sbavano, perché sono pronte a incontrare il principe anche nel sonno. Di sicuro io sono un caso a parte. Dio non voglia che qualcuno mi veda dormire. Ed ecco la sveglia. È ora di alzarsi, perché ci sono tante cose da fare. Ma prima ho bisogno di 5 minuti per controllare i miei social media. Oh, è passata un'ora! Devo scappare! Non mi va di lavarmi i denti la mattina. Questo spazzolino è così complicato. Preferisco masticare il dentifricio. Ehi, stupendo! Mi preparo in fretta e furia. Oh sì, mi lavo i denti come Beyoncé! Ma la domanda più importante è... cosa mi metto? Troppo supereroico! Troppo svolazzante! Troppo vintage! E questo? Mi manca solo una chitarra! No, credo che tornerò al mio stile naturale. Bene, che c'è per colazione? Oh no, non c'è più niente! E quello cos'è? Un pezzo di pane raffermo! Ho trovato un tesoro! E un po' di panna montata! Che colazione regale! Merita 5 stelle Michelin senza dubbio! Ouch! La colazione è il pasto più importante della giornata. Bisogna prepararsi al meglio. Sana farina d'avena, frutta, bacche. Questo è un vero e proprio rituale, solo cibo sano. Non cucinare di fretta. Oh, e naturalmente una foto per Insta è un must. Il mondo deve sapere quanto mangio sano la mattina. È l'ora di fare di questo mondo un posto migliore con la mia presenza. A questo potrebbe servire un lavaggio. Ma questo non mi fermerà. Un po' di profumo e... ora va molto meglio. Sono il dio del trucchetto magico. Indosso jeans strappati alla moda. Dovrò solo radere i punti in cui si vede la mia pelle. Le ginocchia e le caviglie. Questo è il trattamento di bellezza più veloce del mondo. I giocatori di videogiochi sono in confusione, confondono mattina, giorno e notte. Il mattino è quando ti svegli.
I giocatori non escono mai di casa. Si lavano i denti con il controller. Fanno colazione con il controller. E vanno anche al bagno con quello. Ma perché dovrei allontanarmi? Una mattinata da neomamma. Sembra proprio la mattinata di una neomamma. I bambini sono come New York, non dormono mai. Sembra che la mamma sia riuscita a prendere sonno. Aspetta, no, il bambino è di nuovo sveglio. Non vedo l'ora che vada all'asilo. E questo cos'è? Oh, è una settimana che cerco questo piumino. Aspetta, il bambino sta piangendo laggiù. Allora chi c'è qui? Ups! Ti sono piaciuti i nostri sketch mattutini? Scrivi qui sotto la tua routine mattutina. E metti mi piace al video, iscriviti al canale e clicca sulla campanella per non perdere nuovi e divertenti sketch su Trum Trum!